sono felicissima di vedervi così numerosi, sarà un pomeriggio molto interessante, avremo ospiti molto speciali e direi di iniziare. Prima cosa, per favore silenziamo tutti i telefoni così riusciamo a rimanere attenti, a seguire. Vi prego di prestare molta attenzione a quelle che saranno le informazioni che vi verranno date e di cercare di lasciare un attimo il giudizio critico che ognuno di noi ha da parte, in modo tale da poter assorbire al meglio tutto quello che verrà detto. Prendetevi queste due orette per voi, io direi di passare subito al primo ospite, ed è la persona che è il leader di questa piazza, è la persona che per prima ha creduto in questa grande opportunità, che ha aiutato tantissime persone qui ma anche fuori, in tutto il nord Italia, a crescere all'interno di questa grande opportunità, ed è la stessa opportunità che daremo a voi oggi. È un ex imprenditore, una persona che si è innamorato della nostra azienda, dei suoi valori, li ha fatti suoi e adesso sta cercando di trasmetterli il più possibile agli altri. E chiamo qui Vito Torgani. Mi ha detto tutto qua, cioè di solito parlo per 10 minuti e poi mi dici no, ma hai detto troppo, adesso tutto qua. Facciamo un applauso alla nana che è lei che ha organizzato questa giornata. Guarda, guarda. Mi ha permesso di essere qua presenti oggi, poi dopo ci saranno altre cose che abbiamo iniziato per voi, sapete un pochettino come è, chi è che sa come si articolerà oggi la giornata? Ok, bene. Intanto benvenuti anche da parte mia in territorio alessandrino. E di che cosa parleremo oggi? Avete letto il titolo della giornata? Qual era? Ok, bene. Come dominare il cambiamento? Bravo, brava Yolanda. Come dominare il cambiamento nella più grande o più veloce evoluzione della storia? Non so se vi siete resi conto un pochettino che sta cambiando tutto velocemente? Sì. Ok. Per voi è una grande opportunità questo cambiamento o è una minaccia? Ok, cioè, bello, siete convinti. Ok. Per quanti è un'opportunità? Bene, giù le mani. Per quanti è una minaccia? Oh, due. Per quanti non sanno che cos'è? Ok, bene. Bene perché oggi io parlerò anche dei 7 motivi per cui le persone fanno fatica a cambiare. Avete mai avuto quella grande esigenza di cambiare qualcosa nella vostra vita e non siete riusciti per una serie di motivi? A te è capitato questo? Bravo. Ecco, uno dei motivi, quando è detto bene, chi non lo sa, è la mancanza di conoscenza. Cioè non sapete perché, non sapete cosa sta succedendo. Ed è un po' la cosa che mi ha animato fin da quando ho cominciato ad avere un tarlo in testa che era quello di cambiare la qualità della mia vita, di raggiungere il massimo in tutte le aree. Ve lo siete mai posto un obiettivo di avere tutta la vita completamente in benessere? Chi è che vorrebbe? Ok. Per quanti è veramente credibile e fattibile fare tutto questo? Cioè avere tutte le aree in completo equilibrio? Ok, ci proviamo. E dentro qualcuno di voi, voglio vedere le facce sincere, qualcuno ha venuto fuori una carenza che non si può avere tutto dalla vita. A chi è che molti mette questa roba qua? Chi è che ha questo tavolo? Noi abbiamo delle educazioni, quando parlo di conoscenza, parlo di cultura, abbiamo un'educazione, una cultura che ci ha insegnato che non si può avere tutto, vero? Ve l'hanno mai detto? Ok. Che se stai bene, l'importante è avere la salute. Cioè va tutto di M, ma è l'importante per la salute, è vero? E no, aspetta, sta andando la mia vita a livello lavorativo, a livello economico, sta andando rotoli. Se hai un lavoro, tienilo stretto. Ma non ho mai detto questo? Sì. Immaginate che io nel 98, io sono del 70, nel 98, quindi a 28 anni, ho lasciato un posto statale. Il 98 erano ancora anni buoni. Erano anni dove si sta bene, facevo il poliziotto, ero un agente scelto dalla polizia, facevo 6 ore e 40 al giorno, e poi diventavo 5 ore, dipendeva, con nel 98 qualcosa come 2 milioni al mese,
che oggi potrebbero avere un potere d'acquisto di 4.000 euro. No, il potere d'acquisto di 2 milioni nel 98 e adesso, immaginate con uno stipendio, se io ero 40 a 4.000 euro. Interessante? Bene, io l'ho lasciato. Perché? Perché dentro di me c'era un qualcosa che probabilmente anima anche voi, se no non sareste qua domenica, perché so che sono partiti, c'è la fiera del tartufo, la fiera del... Non sareste qua a capire quanto quello di cui parliamo oggi io e le altre persone è un'opportunità. E infatti la prima, le ho messe poi in sequenza, però mi piace fissarle qua. Il primo motivo per cui le persone non cambiano è che non hanno la conoscenza, non sanno come fare. Vi è mai capitato di dire, ok, voglio cambiare questa cosa nella mia vita ma non so come fare? Vi è mai capitato? Quindi la prima cosa è la mancanza di conoscenza. E un po' chi frequenta, un pochettino ha già visto le presentazioni, sa che il nostro obiettivo stasera è condividere con voi delle informazioni perché voi possiate fare una scelta. A volte fuori non abbiamo le scelte, attenzione, parleremo anche di decisioni. Ci sembra di non poter scegliere, ma abbiamo sempre una scelta. Anche quando scegliamo di non scegliere, abbiamo scelto di non scegliere. Per quanto voi vi sembri di non avere scelta, avete sempre una scelta. Però ovviamente devo paragonare. Cioè, una scelta si fa tra l'opzione A, l'opzione B e l'opzione C. E quindi noi, il compito delle persone che arriveranno qua è raccontarvi delle storie. Perché voi possiamo fare una scelta, le storie di persone che hanno ottenuto dei risultati. Adesso vi racconto un pochettino la mia storia e vi parlo di questi 7 elementi che sono quelli che mi hanno aiutato in questi anni a cambiare da poliziotto a venditore di assicurazioni, perché quando ho lasciato la polizia nel 98, a parte che erano tutti contenti, immaginate, 18 anni, lasciare un posto sfattato, tutti mi hanno detto vai! E allora, secondo voi cosa mi dicevano ai tempi? Ti trovo a fare, posto statale. Sì, però io ce l'avevo qua in testa, io volevo ottenere di più da me e sapevo che quello non sarebbe stato il mio lavoro, perché mi sono proiettato e detto io fra 10 anni, fra 5 anni, fra 20 anni, dove voglio essere? E purtroppo nelle opzioni non c'era quella di fare la carriera. Poi c'è chi l'ha fatto e c'è anche chi a distanza di 28, 21 anni mi dice beato te che l'hai fatto. E sapete come gli rispondo io? Perché tu non l'hai fatto? Io ho scelto quando c'era, diciamo che ho scelto di cambiare quando andava tutto bene. Chi di voi è un commerciante negli anni 80-90 com'era? Era buono, eh? Cioè ancora avere persone che arrivavano nella tua attività che dicevano, tu dici no, te no, te sì, te no, te, vero? Erano proprio dei buoni e dove il dipendente stava bene, c'era tutto più o meno che funzionava, anche se non funzionava ce ne fregavamo un pochettino, ma le regole in quel momento erano quelle. La conoscenza vuol dire cercare oggi di ottenere dei risultati diversi applicando delle regole che non esistono più. È cambiato il mondo del lavoro? È cambiato il modo di comunicare con le persone? È cambiato il modo di relazionarci con le persone? È cambiato il modo di muoverci? È cambiato il modo di mangiare? Sì, è cambiato tutto. E quanti di voi si stanno informando? Se siete qua, tutti. Perché qualcuno ha già scelto e qualcuno sta scegliendo. Quindi il primo tassello è mancanza di conoscenza. Non so se si vede. Ok. Cioè io sono questo e il mio motto è, la mia mission, aiuto le persone a superare i limiti che non gli permettono di raggiungere la libertà personale, professionale e finanziaria. A chi è che vuole raggiungere questi tre? Cioè essere liberi di gestire il tempo dove volete, con chi volete, quando volete. Vi piace? Essere liberi di fare un lavoro che vi gratifichi a livello professionale, che vi dia la possibilità di essere valutati e considerati per quello che valete, non per quello che rappresentate magari come status o come amico lì. A chi è che interessa questo? Ok. E una vita che gli permetta di essere libero finanziariamente, cioè decidere di andare in vacanza quando vuole, spendere i suoi soldi quando vuole, dove vuole, con chi vuole. A chi è che... Ok.
È vero che è normale. Cioè, facciamo una domanda, a chi è che non piacerebbe essere libero a livello personale, professionale, finanziario? A chi non piacerebbe? Ok. Quanti ci riescono veramente? Questo qui è un po' il parlo che mi ha animato in tutti questi anni, da quando ho cominciato a cambiare. Qual è lo strumento che permette alle persone di ottenere di più? Vi piacerebbe avere questo strumento? Sì. Lo state cercando? Io l'ho cercato per 20 anni e non è stato subito. Cioè, uno, una cosa dell'essere umano è che vuole avere tutto e subito. Ah, cambio lavoro, anzi, no, aspetto il lavoro perfetto che mi permette di ottenere tutto quello che voglio così. E vi piacerebbe? Vi piacerebbe a tutti. Però non è così. Perché è una continua evoluzione. Questo è un mondo che cambia talmente velocemente che quello che fai oggi non lo farei più fra 5-10 giorni, non è come una volta che il cambiamento è venuto in centinaia di anni, adesso sono molto veloci. E questo parlo, quello che ho fatto su di me, quello che ho sperimentato su di me, fino al 2017 io lo mettevo in campo attraverso quello che facevo, facevo libero professione perché ho fatto diritto spazio pubblicitario, diritto assicurazioni, perché quando ho cambiato nel 98 era il periodo buono del commercio, era ancora abbastanza buono. E andavo a fare i colloqui perché io volevo fare l'agente di commercio, perché stavo in testa, perché mio papà faceva l'agente di commercio, per me rappresentava la libertà. L'agente di commercio per me nel 98 la vedevo i miei amici, macchine belle, tempo, soldi. E allora ho detto, voglio fare l'agente di commercio. E allora sono andato a fare i colloqui. Sapete cosa mi rispondevano? Ce l'hai l'esperienza? No. Mi ha detto, ma io ho fatto fino adesso il poliziotto. Le faremo sapere. Sì? E allora ho iniziato a fare quei lavori dove comunque non ti devo esperienza. Assicurazioni, chi è che poi è assicuratore? Perché comunque almeno quelle assicurazioni in agenzia di portali, fratello, la mamma, la sorella. Poi ho fatto dentro lo spazio pubblicitario perché qualcosa portavi sempre, il vicino di casa, il fratello, perché lo spazio pubblicitario i livelli locali erano questi. E poi ho trovato, pensate quando sei settato. E la persona che parlerà dopo è una persona che si è settata su quell'energia lì. Siccome io volevo a tutti i costi cambiare la mia vita, e quando mi dicevano non hai esperienza, mi sono fermato. Secondo voi? No. E ho trovato un'azienda, pensate, che cercava persone senza esperienza. Ho cercato, fino a che un'azienda mi ha contattato tramite un elenco e mi ha detto stiamo cercando persone senza esperienza. Poi ho capito perché no. Perché, no, mi spiego perché. C'è stato, infatti, dopo ho sentito un attimino, sapete quel fastidio leggerissimo, diciamo, aspetta, forse ho capito. Era un'azienda nel settore della cosmetica, una leader indiscussa in quel momento, si chiamava Gruppo GTS, che è un'azienda che vedeva cosmetici, non so, Divisetta, Bepostar, Solario, avete presente? Conoscete? E cercava persone senza esperienza perché? Perché doveva lanciare sul mercato l'ultima ruota dell'ultimo carro, una divisione che era la divisione del prodotto di prezzo, il prodotto che non considerava nessuno, e se non c'era una persona senza esperienza, se arrivava una persona del settore, qualunque persona del settore non l'avrebbe mai venduta, perché era un prodotto buono, dove tu puoi decidere se entrare in centro o non entrare, io ti servo o te non ti servo, e se vuoi lavorare con me, minimo di cambiare da 30, 40, 50 milioni. E quindi l'azienda ha messo sul mercato un'azienda che era una divisione che non voleva nessuno. E se avessero preso persone del settore, le persone del settore non l'avrebbero presa. Vi faccio la storia. Chi conosce la fiera del settore del Cosmoprof, immaginate che nei primi Cosmoprof, che l'azienda è la fiera per eccellenza, dove comunque la Didi aveva il ristorante privato. Cioè, non è che aveva il ristorante privato, con i camerieri, portava i clienti dentro, noi avevamo il gabbiotto degli attrezzi. Il nostro stand era una cosa grossa così, con le pulci, perché ci hanno messo le piante, è vero, con le pulci, e dall'ultima ruota del primo carro siamo diventati l'azienda numero uno. Perché avevamo una cosa, la voglia di cambiare. Non conoscevamo niente, nessuno era del settore, nessuno aveva esperienza specifica, però c'era quell'entusiasmo, quella voglia di arrivare, quella voglia di cambiare, di concretizzare qualcosa, perché tutte le persone come me che volevano veramente arrivare. E da lì, susseguirsi di cose, e fino a che non ho capito che il limite, che è un po' quello che ci imponiamo un po' tutti, è quella linea sottile che divide quello che avete da quello che volete.
Scusate, passo un po' qua perché va. Ok. Oggi provate a immaginare questo. Avete presente dove siete? Più o meno. Cioè, la vostra situazione, quello che avete, quello che vi manca, avete presente? Sapete quello che volete? Chi è che ce l'avete in chiaro in testa quello che vuole? Ok, il desiderio. Ok. Sapete perché non l'avete ancora ottenuto? Perché c'è quella cosa, quell'azione, quell'atteggiamento, quella decisione che non avete ancora preso o quell'azione che non avete ancora fatto. Chiaro? Quindi non bisogna raccontarsi tante storie e io non me ne sono raccontate. Mi sono messo in condizioni di continuare a cambiare, alzare questa asticella, alzare questo livello di standard, fare quelle cose che non avevo mai fatto. E pian piano da di commercio a agente, diciamo, agente di commercio, a imprenditore con la mia attività, a libero professionista, a networker, e a fare una qualifica che poi ne sentirete parlare dopo in sette mesi e mezzo, per sempre per quella voglia di continuare a cambiare il livello di standard. Però la prima cosa era capire in quale mercato lavoravamo, in quale ambiente lavoravamo, e quindi mi sono informato, non ho dato per vero quello che mi veniva detto, e mi sono reso conto che già da qualche anno che comincio a studiare, per me ovviamente, e il mio obiettivo è diventato proprio quello di aiutare persone a ottenere di più, a studiare quello che è il mercato intorno a noi, cosa sta succedendo intorno a noi, perché questi cambiamenti tecnologici stanno cambiando completamente la qualità della vita, non so se avessi d'accordo. E questo, parto da questo per capire, per agganciarci a quello che abbiamo detto all'inizio. Questa qui è la ruota della vita, chi è che ha mai compilato la ruota della vita? Ok, è un esercizio che arriva dalla programmazione neurolinguistica, dove comunque qua ci sono le 8 aree principali. Ok, le aree di benessere. Cioè, immaginate di avere almeno 8, beh, questo qui è il contrario, scusate, no, dovrebbe essere il contrario. Relazione di coppia, famiglia, finanze, sociale, spirito di crescita personale, lavoro, svago, salute e forma fisica. Immaginate di avere tutte queste 8 aree in equilibrio. Come potrebbe essere la vostra vita? Com'è? Okay. Bella? È possibile farlo? Sì. Sì? Siete sicuri? Ok, un po' di storia. Perché non è facile? Allora, la prima era è stata l'era preistorica. Chi se la ricorda? Ma qualcuno se la ricorda? Pier Filippo se la ricorda, ad esempio. Pier si ricorda tutto. Poi chi ci crede o non ci crede, magari qualcuno di voi è stato un dinosauro o qualcun altro. Chi è che è stato un dinosauro? Bene. Sapete qual era la regola nell'era della preistoria? Sapete chi è che vinceva? Il più intelligente o il più forte? Sapete quanto è durata? No, quanto è durata l'era preistorica? Milioni di anni. Come si comunicava? La base. Perché durata milioni di anni come si comunicava? Graffiti. Tutte le evoluzioni, attenzione a questa cosa qua, tutte le evoluzioni avvengono attraverso i sistemi di comunicazione, perché mettono in connessione le persone e c'è un interscambio di informazioni. E quindi le ere durano tanto perché le persone tra di loro non si parlavano, non comunicavano. Qual è stata la seconda era? L'era agricola, è durata milioni di anni. E qui, perché è cambiata, qual era la regola? Si vinceva chi? Chi è che vinceva nell'era agricola? Chi sapeva? Coltivare. E qui cominciano i primi sistemi di comunicazione, è stata inventata, il passaggio tra l'era preistorica e l'era agricola è avvenuta, sapete quando? Quando c'è stata l'invenzione della? Ruota. E ogni volta che c'è la comunicazione, ogni volta che i sistemi di tecnologici, le tecnologie ai tempi, la ruota era tecnologia, alta tecnologia, perché prima spingevano, poi hanno capito che bisogna far girare le ruote, e non solo le ruote. È durata milioni di anni. Dopo? Allora, milioni, migliaia. Qual è stata l'era dopo? Era industriale. Che durata? Centinaia di anni. È migliorata la comunicazione nel frattempo? Più aumenta la comunicazione e più è diminuisce
il tempo di evoluzione, ok? Quindi una cosa si imparava in milioni di anni, migliaia di anni, centinaia di anni. E poi? Chi è quello? Internet. Come è cambiata la comunicazione con internet? E adesso i cambiamenti arrivano in? Molto di meno. Anni. E poi c'è stata ancora l'era dei social network, che non l'ho messa, dove i cambiamenti sono quasi immediati. Sapete quale sarà la prossima era? Chi è che lo sa? Non so chi è che ha detto qualcosa di processo. Chi è che ha detto? Bene, alzati in piedi, aspetta. No, per carità, c'è l'unico, c'è l'unico. Ok. Vi faccio vedere qualche cosa di... Boh, qua c'è un punto interrogativo. Chi è che conosce Amazon Prime? Chi è che lo conosce? Chi è che conosce Amazon Prime Air? Amazon Scout, chi è che lo conosceva? È un sistema autopilotato che ti porta i prodotti a casa. Arrivi, ti prenoti la consegna, arrivi, esci e ti dà il prodotto. Ho visto l'evoluzione di Amazon, che è un robot che ti porta il pacco al piano. Non vai in vacanza, non vai in malattia ed è molto veloce. Ma guardate anche a Amazon Air. Avete mai visto? Consegna col drone in pochissimi minuti da quando tu lo acquisti. Situazione occupazionale. Grazie a questa evoluzione
il 40% degli italiani tra i 15 e i 24 anni, chi è che ha tra i 15 e i 24 anni oltre a me qua? Siamo tutti, siamo millennials, vero? Ok. Non lavora, 19% dei laureati non lavora. Sapete quella cosa che vi dicevo da piccoli, quello che dicevo, studia, prendi un diploma e poi? Ve la sentireste dire a vostro figlio di studiare? No. E a parte qualche avvocato, no, c'è la dottoressa che fa cosa? Vabbè, mi stai nominando un pochettino. No, tu studia. Tu studia perché? 9% tasso di disoccupazione, cioè 10 italiani su 100 non lavorano. Sapete perché non lavorano? Perché stanno... Scusate, no? Questa è una cosa. Ma anche perché, è vero, stanno cercando dei lavori che non esistono più. I dipendenti in banca. Io sono del 70, quando c'erano degli amici in compagnia che diventavano, che erano assunti in banca, sembrava che dovessi... cioè sembrava arrivasse Gesù Cristo, vedevi la luce, assunto in banca, c'era l'eco, anca. Dite che non è vero. Cioè, 13, 14, 15, 16, 27esima. Adesso fai in banca, che lavora in banca, ok? Sono tutti disperati, perché lo vendono o il loro lavoro non è più assicurato. Cambia? Il 51% del territorio non lavora. E lì la soluzione che io ho trovato è donna, cioè è un lavoro che è nato per le donne, proprio perché le donne spesso non lavorano per la questione dei figli, per tutta la questione di anche di pregiudizi. La debba una donna, ancora oggi purtroppo nel mondo del lavoro c'è discriminazione. Sì, però sta finendo questa discriminazione, non vi preoccupate. Per tutto il mondo del lavoro, il 90% della forza del lavoro di Amazon è automatizzata. E questo abbiamo visto, 50% delle mansioni non lavori a rischio. Attenzione, non è a rischio la consegna del pacco, è a rischio chi consegna il pacco. Perché quei lavori lì esisteranno sempre, perché l'agricoltura esisterà sempre, non ci sarà più l'agricoltore. Quindi il vostro lavoro probabilmente entro 5-10 anni, la vostra mansione non esisterà più. E c'è gente che purtroppo al giorno d'oggi, lo sentite, 4-5 anni dalla pensione, e cosa fai lì? Con la testa che sta assettata nel cercare lavoro nel posto fisso. O il giovane che magari ancora fino a qualche tempo fa i genitori hanno detto studia, cerca un posto fisso. Non si sente? Si sente? Si sente? Ma in fondo si sente? Sì. Così? Sì. Si mangia il microfono? No. Così si sente? Così si sente? Da fastidio? Sì. Ok. Così è perfetto. Lontano? Così? In fondo? Perfetto. Intanto fatemi così, non fatemi così, insomma. Ok. Però i milionari in Italia sono in crescita, 19% rispetto al 2016. Perché la maggior parte delle persone, quando si parla di mancanza di conoscenza, dicono non ci sono soldi. Secondo voi non ci sono soldi? Sapete che la maggior parte degli investimenti lo stanno facendo delle aziende tipo Amazon, Google, Uber, che non hanno strutture. Parlavamo prima con Fabio, il nostro business è un business liquido, non ha strutture. E quindi per la maggior parte delle persone non è quantificabile. Per la maggior parte delle persone, avere un'attività, fare debiti, stare 10 ore lì, è un'attività perché è fisica, la vedi, la tocchi, anche se ti fa male, perché ti tocca molto. Invece per la maggior parte delle persone, quando parli di lavoro del futuro, lo YouTuber, gli influencer, non sono attività, perché? Perché non c'è il lavoro fisico, però sono persone che guadagnano milioni di euro all'anno facendo che cosa? Parlando di quello che fanno loro, di quello che usano loro, a volte in maniera reale, a volte in maniera non reale. Quindi capite come sta cambiando il mondo del lavoro, perché c'è crisi, perché sono persone che perdono lavoro, perché sono altre persone che pensano al lavoro di una volta. E i cambiamenti sono talmente veloci che il nostro cervello non fa tempo a metabolizzarli. E come diceva chi è che c'è stato l'altra volta alla serata con Roberto Re a Milano, c'era? Ci sono persone che
arrivano nel futuro e se ne rendono conto. Ci sono persone che si sveglieranno nel futuro e diranno: ma porca vita, cosa è successo? Perché i cambiamenti diventeranno sempre più veloci. E mi troverete magari un giorno, ed è capitato di persone, oggi vado al lavoro, domani mattina, quando mi dicono, sapete che parliamo di network, parliamo di, ma il network non è un lavoro sicuro. Diteglielo ai dipendenti di Mercatone 1, diteglielo ai dipendenti di Troni, che il giorno prima erano al lavoro e il giorno dopo arrivano tutto chiuso. Diteglielo a loro che il network non è un lavoro sicuro. Whirlpool. Quelli no, quelli sono lavori sicuri? Qual è il lavoro sicuro adesso? Io ho cercato di capire qual è il lavoro sicuro. Il lavoro sicuro è quello che mette in conto queste sette cose. Quando tu trovi un lavoro che mette in conto queste sette cose, la conoscenza. Se voi non vi formate, non vi continuate a informare, vi potreste trovare, magari c'erano persone che si sono informate e sono uscite dal mercato del mondo prima che succedesse Patatrani. Ma non è che è fallita lì, cioè se ne parlava da tempo. Però le persone aspettavano, a un punto arriva il mattino e... Soddisfazione sul mondo, nel mondo del lavoro. Se tanto preso degli italiani insoddisfatto, chi è che è insoddisfatto del proprio lavoro? L'altro. Ok? Perché? Perché ci sono mille problemi, perché chi ha maturità non può essere soddisfatto a meno che non abbia un prodotto di nicchia. Il 79% ha dai 31 ai 50 anni, il 56% non è contento di ambiente stipendio. E quando si dice che si lavora di meno, non è vero, sono le persone che lavorano molto di più e guadagnano molto di meno. Quanto è importante la qualità della vita legata al tempo? Okay. Solo che in quei famosi, immaginiamoli così, qual è l'errore che è stato fatto? In teoria l'evoluzione avrebbe voluto portare benessere a tutti, vero? L'ha portata a tutti? Perché l'errore è questo. Immaginiamo noi, li metto in macro, quindi soddisfazioni personali, professionali, tempo libero, salute e relazioni. E poi aspetto economico, ok? Qual è il problema? Che la maggior parte delle persone, perché la società è questa, pensano che solo attraverso questo che si realizzi questo. E quindi rincorrono questo. E sono disposte a fare 200 ore, a fare 300 ore, ad essere attaccate a un posto di lavoro pur di non perderlo, a fare come ho fatto io, a tenere un'attività finché non sei costretto a chiuderla, cercando di resistere, e aumentando le ore, diminuendo la salute, in un mondo che invece è liquido. Dove il vero segreto non è questo, ma è questo. Prima parte da qua. Se voi parlate con qualunque milionario, con qualunque persona di successo, e dopo ne avremo una, vi dice la prima cosa: divertitevi. Deve essere un qualcosa di leggero e divertente. Perché è questo che crea quell'energia che ti permette di fare il resto. Perché qua ti crea solo quei bisogni, quei cioè quei bisogni, quelle mancanze qua. E bisogna fare un cambio di mentalità. Facile? No. Perché l'altro aspetto è che le persone pensano di non essere capaci. Secondo motivo è che le persone, adesso se Ale, riesci a recuperare i pennarelli che scrivono? Grazie. Non so se posso scrivere. Mancanza di capacità. Chi è che vorrebbe cambiare la propria vita ma non sa come farlo? Chi è? Qualcuno? Ok, siete andati per vedere le competenze? Siete andati a cercare? La maggior parte delle persone dice: non lo so fare. A me ogni tanto dicono: ma tu sei bravo. Ma non hai visto come era vinto 10 anni fa quando hai cominciato a cambiare? Qualunque cosa che voi fate adesso, guidare la bicicletta, guidare la macchina, eravate bravi quando avete iniziato? No. Però oggi la capacità è quella di fare un lavoro manuale. Quando si parla di attività che non sono ben normate, ben identificate, diventa lì la fatica. 48% degli italiani arriva a fine mese, 44% deve attingere risparmio, 28% ha problemi con la rata del mutuo, il 42% fatica a pagare l'affitto. Conoscete qualcuno che è in questa situazione? Legato a quell'aspetto lì. L'evoluzione del mondo del lavoro, il
25% degli italiani è un jingle. Chi è che sa cos'è un jingle? Non è quello che vola, non è il jingle d'acciaio. E qui vedo le facce di chi ha la mia età. Jingle d'acciaio? Ok. È un secondo lavoro, un secondo mini lavoro. La maggior parte delle persone ha un secondo lavoro. Però anche lì, il network nasce come secondo lavoro. Che è normato, grazie. Che è normato, non fa cumulo con gli altri, ed è la soluzione per incominciare ad arrotondare. 32% delle persone lo fa per arrotondare, 45% dei gig worker si dichiara soddisfatto. Ok. Non vedere cosa vogliono dal mondo del lavoro? Le 40% delle persone desidera come primo acquisito la soddisfazione personale. Chi è che vuole essere soddisfatto dal lavoro? Ok. Chi è che lo è? Allora, pensate, chi è soddisfatto? È soddisfatto anche a livello del proprio lavoro, è soddisfatto anche a livello economico? Chi non è soddisfatto? È soddisfatto a livello economico? No, perché per quanto ti possa piacere se non hai quella libertà finanziaria, il tuo lavoro non ti piace. Ed è qualcosa che ti pesa, comunque a prescindere. 52% pensa che l'ostacolo più grande siano le tasse, sì sì, anche più secondo me. Chi è che pensa che siano le tasse? Lo vedi l'imprenditore che, ok? 67% dei giovani tra i 18 e i 35 anni vuole diventare imprenditore, vero? Attenzione, vuole diventare imprenditore, ma fra un po' sarà costretto a diventare imprenditore. Perché il mondo del lavoro sta cambiando talmente tanto che il lavoro fisso non esisterà più. Cioè essere pagati per ore, pagati in base alle ore che state sul vostro lavoro, non esisterà più. In soli 100 anni la popolazione mondiale è passata da 1 a 7 miliardi di persone, la globalizzazione ha completamente stravolto le carte in tavola, i cambiamenti sociali, economici, culturali sono talmente profondi che risultano ormai irreversibili. Non siamo più le stesse persone e nulla tornerà mai più come prima. Siete d'accordo? Chi è d'accordo? Bene, bravo. Chi non è d'accordo? La bella notizia è che nulla tornerà come prima. O forse la brutta notizia. La brutta notizia è che nulla tornerà come prima. O forse la bella notizia. Dipende da che cosa? Guardate, c'è un più 19% di milionari. Secondo voi che testa hanno i milionari? Pensano che sia un problema o pensano che sia un'opportunità? E per quale questa opportunità cosa bisogna fare? Cambiare? Intanto informati, bravo. E le capacità, vi spiegheremo, una cosa che mi è piaciuta quando sono arrivato nel network, che anche io pensavo di non essere capace, perché nel mondo fuori ti insegnano a combattere, ti insegnano a fare tutto da solo, e invece qua ti trovi che fai tutto in team. Cioè se tu non aiuti gli altri non vai da nessuna parte, sono completamente cambiate le regole, è diverso. E non è facile, perché io pensavo di non essere capace e invece c'è qualcuno che, la persona che parlerà dopo, mi ha spiegato come farlo. E sono diventato capace. Non capacissimo, ma di volta in volta più capace. Immagini tornati sulla barca vera. Chi è che di voi è navigante, a parte per Filippo? Ok. Lo so, ma non l'ho detto l'altra volta. Chi è che naviga? La barca in barca vera? Ok, più bene. Sì. Gioca quelle telecomandate? Ok. Ok, immaginate di essere nel mare in tempesta, okay? Anche se non siete marinai, c'è il mare in tempesta, ok? C'è il vento che non è favorevole. Avete 4 opzioni. La prima, potete imbarcare contro il vostro destino per affondare tranquillamente. Porca miseria, proprio oggi che ho visto prendere la parte, Andrea Marcello, ecco. Però tu non vai a vela. Seconda, potete lasciarvi trascinare le onde, vento, da qualche parte vi porteranno finché la barca la lascia andare, bravo. Puoi lottare e remare fino allo stremo, oppure puoi diventare un marinaio esperto. Il marinaio, quando decide dove arrivare, sa già che non troverà il vento favorevole, sa già che non troverà il mare favorevole, sa che deve veleggiare in base a che cosa? In base alla direzione del vento, sfruttare la forza del vento a suo favore per arrivare in porto. E fa così? E arriva lì? No! La maggior parte delle persone, quando inizia a fare un'attività di network, o inizia a fare un'attività imprenditoriale, pensa che sia, oh, ho deciso, arrivo là e basta. No! È un qualcosa che
E adesso immaginate di essere nella più grande evoluzione e più grossa evoluzione della storia, che è vera. Potete imprecare con il destino, perché è capitato a me, perché mi ha detto questa roba qua, sì, vabbè. Potete lasciarvi trascinare, aspettare che succeda qualcosa, guardare che magari non so, arrivi il capo di dica, senti, come ti chiami? Agostino. Allora, da questo momento fai l'ora che vuoi e guadagni quello che vuoi, bene? Che sarebbe, eh? Quante persone aspettano l'aumento? Quante persone aspettano di cambiare? Quante persone aspettano? E lasciarsi, verranno deciso di aspettare. Poi esiste lottare fino allo stremo, molti lottano, vanno contro correnti. Ad esempio, quando avevo l'attività mia, ho lottato fino a che ha vinto lui, forse, ma io ho capito la lezione. Ho cominciato a cambiare la qualità della mia vita perché ho preso decisioni diverse. E lì, quando arrivi a certi punti, nel commercio c'è qualcun altro che decide per te. E lì purtroppo ho aspettato che decidesse lui. Oppure puoi diventare un esperto del cambiamento e quindi essere pronto a cambiare. Le regole di base non puoi non cambiare, sei d'accordo? Cioè, è talmente veloce il cambiamento che non potete cambiare. Seconda regola è cambiamento veloce. Più andiamo avanti e più sarà veloce. Cioè, la maggior parte dei nuovi lavori che ci saranno tra 5 anni, oggi non esistono. Ma fra 5 anni, la maggior parte dei lavori che ci sono oggi non esisteranno. Esisterà ancora, adesso dico una parola, il tornitore. No, ci sarà una macchina che farà. Però esisterà il, non so, cioè il social media manager. Esisteva 5 anni fa, tanto non sapete nemmeno cosa fa il social media manager, chi è che lo sa? Social media manager, sapete? Tu fai il social media manager? No. Ah, però sai cos'è? Siamo amici, lo fa. Ok, quanti lo sapevano che cos'è? 2, 3, 4. Però sono persone che guadagnano anche milioni di euro all'anno. Lavori e liquidi. Ah, scusate. Cambiare fa paura? Sei d'accordo? Cambiare costa, perché bisogna investire tempo, energia e anche denaro. Formazione. E l'altra regola è che potete sempre scegliere. Comunque sempre. I 7 motivi principali per cui le persone non riescono a cambiare: mancanza di conoscenza, mancanza di capacità, mancanza di credo. Non credono che sia possibile. Le persone che sono ormai rassegnate, è tanto ormai alla mia età. Una delle, dei tarli, beh, io ho 49 anni, non, cioè ormai 49 anni è l'età, cioè giovane, nel senso, una volta eri giovane. A 47 anni la cosa che mi sono detto dentro di me, quando ho iniziato a fare questa attività nel novembre del 2017, ho detto: Vito, quello che fai adesso non fai più. È una grande occasione, è passato il treno, è una grande opportunità, come è ancora oggi una grande opportunità, perché poi vedrete i numeri dell'azienda, sta crescendo in maniera folle. È ancora una grande opportunità. E ho deciso di scegliere di buttarmi su questo treno che andava molto veloce e sono salito al volo e sono contento di essere salito al volo. Mancanza di coraggio. Ci vuole coraggio per cambiare? Sì. Però attenzione, a volte ci vuole molto più coraggio a rimanere fermi. Perché la paura è, sapete quel detto che dice non si sa mai la strada, non c'è mai la strada vecchia per quella nuova, perché? Tanto adesso non sai nemmeno quello che trovi, cioè non sai nemmeno se quello che rimane, siete sicuri di quello che avete adesso? No, quindi sono credenze che devono essere cambiate. Io direi adesso, lascia la strada vecchia per quella nuova e fai in maniera tale di trovare quello che vuoi, perché a oggi si può, con tutti gli strumenti che abbiamo, sì. Mancanza di concentrazione, siamo distratti da mille cose. Mancanza di costanza, le persone fanno per un po' e poi anche le persone che vanno in palestra. Vanno in palestra per un mese e poi? Vediamo le facce di chi va in palestra solo un mese e poi smette. Se tengono risultati così? No. E il costo? Perché non sono disposto a investire anche in tempo e in energia. Pretendono o si aspetta che le cose cambino senza fare nulla. Opportunity day, bene. Fatto questo, avete capito che il mondo è un pochettino. Chi è che l'ha capito? Tutti. Ok, bene. Chi è che vuole sentire l'opportunità?
Chi non la vuole sentire? La pressione delle persone non alza la mano. Allora bisogna capire come mai. Sapete che è questo? Sapete che è? Non è Dio. Comunque. Si chiama Jack Welch. No, è l'amministratore delegato di l'agenzia di fornitura di energia in America. Potete vincere, ma per farlo dovete conoscere le condizioni che promuovono la vittoria. Quali sono? I lavori del futuro che non hai ancora sentito nominare, che oggi in pochi penserebbero di fare, sono lavori che non esistono ancora. Nuove tecnologie, lavori pensabili, il mercato che cambierà la velocità della luce, le premesse sono tutte. Stiamo ovviamente parlando dei lavori del futuro, quei mestieri che oggi nessuno immaginerebbe mai, ben distanti dal nostro immaginario collettivo. La maggior parte dei lavori che ci saranno tra 10 anni non ci sono adesso. Ma c'è un lavoro che esiste da larga dei tempi e resiste ancora, che è il lavoro del passaparola, della fiducia. L'unica cosa che non può essere sostituita dal robot è la fiducia. Voi siete qua stasera perché vi siete fidati oggi pomeriggio dalla persona che vi ha invitato, vero? I lavori che hanno a che fare con abilità tipo, abilità umana, come vendita, marketing, servizio ai clienti. Chi fa network ha tutte queste competenze. Perché lavora nel mercato della fiducia, distribuisce un prodotto o un servizio che per primo ha usato e ne parla. È un lavoro come l'influencer, solo che qua siamo pagati per dire la verità, non per dire una cosa che non è vera. Network marketing, il network è anticiclico, 190 miliardi di anni di inventi complessi nel mondo, più 79% in Italia di incremento dal 2017 al 2018. Perché? Perché c'è stato l'incremento? Perché c'è una diminuzione dall'altra parte? Pensavo perché eri entrato tu. Scusa? Pensavo perché eri entrato tu. Sì, sì, a parte qua, grazie. Fate un applauso alla signora. Federica. Ha detto perché sei tanto durato, è pagata come l'influencer, è la mia influencer personale. Ok, quali sono, perché fare network oggi? È democratico, lo possono fare tutti, giovani, meno giovani, uomini, donne. Vi ho detto che donna sono contro l'uomo, la maggior parte delle persone, le networker più forti sono donne. Sapete perché? Io lo capisco dopo. Perché nel network una delle competenze che bisogna avere è quella di accudimento del team. E la donna è, per natura, una persona che accudisce. Infatti se siete donna, siete avvantaggiate. Se non siete donna... Diventate. Casa Blanca. Tirate fuori quella parte di sensibilità che c'è in voi, perché una delle competenze che non vengono insegnate nel network è la sensibilità. Cioè... sapere accudire il proprio team, prendersene cura, perché ricordatevi che se non accudisco i miei, non torna. È il sito. È utile perché dai un prodotto utile, crea impatto nella vita delle persone, è utile perché aiuta le persone anche a guadagnare, a arrotondare, quindi è un lavoro utile, è meritocratico, perché qui vai avanti solo se ti fai il... E qui va avanti perché sei il fratello di Bollini. No, non fa neanche letto, mi sembra il fratello di Bullino. Perché sei il cugino del fratello della sorella raccomandato, vai avanti qua? No. Vai avanti per te? Perché hai dimostrato di essere bravo. Hai dimostrato di aver duplicato un sistema. E al passo con i tempi, perché è uno dei lavori del futuro, perché i lavori del futuro sono quelli che hanno a che fare con le relazioni umane, zero rischi. Aprite un'attività in proprio adesso. Ci sono rischi? No investimento, cioè investi in te stesso e puoi farlo in tempo libero. Ok? Questi sono i motivi per cui io ho scelto di promuovere questa piattaforma. Ho deciso di fare network e vi dico la verità, quando mi hanno parlato di network marketing c'è stato un momento che io ho resistito molto. Chi è che di voi quando mi ha parlato di network ha fatto ok? Però la cosa che dico sempre, la domanda che mi sono fatto è stata: Vito, hai fatto tanti lavori, non hai ottenuto quello che desideravi, puoi vedere che col network magari